La sua, Sono che fa? d'accordo Fa anch'io. politica, Boeri? No, 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 io diciamo consiglio a Boeri e a Poletti quello che ho già consigliato alla Orlandi, a Padoan e a Zanetti, di chiudersi in una stanza, di occuparsi dei problemi degli italiani, di uscire da quella stanza senza proclami e con dei fatti, delle azioni, che poi se si traducono in proposte che il ministro di competenza fa al Parlamento, siamo tutti più contenti. E invece stiamo producendo proclamatori. È una nuova categoria, diciamo, dello spirito. Il film della Orlandi con Zanetti, l'avete conosciuto tutti sul fisco, io mi auguro che quella Sì, querela sia l'abbiamo finita. Che conosciuto. quella querela sia finita, ora ne iniziamo un'altra con il ministro del lavoro. Ora, io penso che Boeri, diciamo, sia un ottimo professore universitario, fa il presidente dell'INPS, vorrei che lo facesse a tempo pieno, anche se si è ridotto lo stipendio, io però vorrei gente, diciamo, pagata dallo Stato che fa solo quello alla mattina e alla sera. Quel Qua, lavoro lì. quando fai troppe cose rischi di avere, diciamo, una visione che va oltre il perimetro dentro cui sei. Sui vitalizi, sta parlando con uno che andrà in pensione a 67 anni, quindi diciamo la mia generazione e quelli della mia generazione non hanno questo problema. Per me può anche cancellarli tutti, il tema non si pone per nulla. Io Però lo dall'INPS, facesse insieme a no, Poletti io senza fare annunci. dall'INPS mi aspetto efficienza e servizio alle persone. Dal ministro del lavoro, che non è Boeri, è Poletti, mi aspetto alcune risposte. Devo dire, in questa legge di stabilità alcune risposte ci sono e sono anche molto serie. Mi riferisco alla settima salvaguardia sugli esodati e a opzione donna. Mancano alcune cose dentro. Sono rimasto Devo sorpreso andare in anch'io. pubblicità. No, sono rimasto sorpreso anch'io perché io mi aspettavo che la salvaguardia messa già in legge di stabilità, di cui discuteremo, fosse esaustiva. Il presidente dell'INPS ieri ha Ha detto che non sconfessato è così. E Poletti, infatti ovviamente c'è anche il tema mi esodati, devo andare in riprometto di pubblicità. affrontarlo in Parlamento.